Lavoro e diritti, l'avvocato risponde, siamo al secondo appuntamento con l'avvocato Vincenzo Spinelli, ben ritrovato avvocato. Grazie, Giuseppe. Allora, avvocato, è stata una prima puntata in cui abbiamo ampliato il raggio d'azione sul discorso articolo 18 che credo abbia avuto anche un bel seguito visto che sono arrivate le email che vi ricordo sono da inviare in modo specifico all'indirizzo di posta elettronica quesito giuridico @virgilio.it. Non è la mail dell'avvocato Spinelli, ma è la mail che l'avvocato Spinelli utilizza in modo specifico per questa trasmissione. Parleremo di diritto del lavoro, andremo specificamente nel rapporto lavoratore-aziende, quello che succede con le nuove norme, abbiamo parlato dell'articolo 18, oggi cercheremo di soffermarci per larghi tratti su alcune questioni legate anche alle nuove normative che hanno provocato comunque delle difficoltà. Voglio ricordarvi, soltanto per conoscerlo meglio, visto che siamo al secondo appuntamento, che l'avvocato Vincenzo Spinelli del foro di Nocera Inferiore ha solo 38 anni, ma questo è un merito e non certo un demerito, ha il suo studio a Nocera Inferiore, l'avvocato Spinelli è laureato dal 2004 all'Università di Bologna, ha conseguito un master in diritto del lavoro iscritto all'Albo degli Avvocati nel 2007. Siamo di fronte dunque a una persona che può veramente cercare di darvi una mano, ovviamente ne avreste bisogno in questi ambiti, in particolare quello del diritto del lavoro. Allora, bando alle ciance, avvocato, innanzitutto credo che la prima puntata ci abbia aperto veramente dei confini clamorosi, certo, sotto l'aspetto sì. Del rapporto azienda-lavoratore. Spesso purtroppo sta succedendo che tante persone, anche quelle, soprattutto quelle in età un po' più avanzata, stiano cercando lavoro perché l'hanno perso inopinatamente, proprio certo. Con i licenziamenti, spesso anche per non giusta causa, come dicevamo e facevamo riferimento nella scorsa puntata. Oggi parliamo però, e l'abbiamo anche accennato l'altra volta, di mobbing. Allora le chiedo, avvocato, ma il mobbing fondamentalmente, spieghiamolo un po' a tutti, che cos'è e in che quadro viene inserito? Allora, innanzitutto l'espressione mobbing non è una parola italiana, ma deriva dall'inglese, dal verbo to mob, che significa assalire, molestare. Quindi già il significato di questa parola, diciamo, non ci promette... Nulla di buono. No, infatti, purtroppo no, ci fa capire che ci troviamo di fronte ad un fenomeno delicato, sicuramente con una persona che va a soffrire con delle sofferenze che purtroppo è proprio il lavoratore. Infatti in ambito lavorativo con il mobbing noi vogliamo descrivere quel fenomeno che consiste in degli atti, in delle condotte che perseguitano il lavoratore, che consistono appunto in una vera e propria prevaricazione psicologica a danno del lavoratore. E quindi abbiamo dei comportamenti vessatori che vogliono appunto in un certo senso annientare il lavoratore, lo vogliono appunto isolarlo dall'ambiente lavorativo. Ecco, dopo torneremo magari con qualche esempio specifico. Detto questo, io direi di introdurre in modo ampio l'argomento con alcune interviste che abbiamo realizzato, gente che abbiamo appunto interpellato sulla questione mobbing, vediamo che cosa ci hanno detto. Sa che cos'è il mobbing? No, che cos'è? È quando un datore di lavoro pressa il proprio dipendente. Io ci sono stato in mezzo perciò. È quando una persona viene tormentata sul posto di lavoro, dal capo, dal superiore. Guardi, non sono informato sulla cosa, quindi mi dispiace risponderle non correttamente. È quando un lavoratore viene in qualche modo, non dico maltrattato, ma... in modo, cioè, viene mortificato, pressato da chi lavora o dal datore di lavoro oppure da, può essere un diretto collaboratore magari superiore. Mobbing, sì, il mobbing è il modo di trattare male un operaio, un impiegato. Il mobbing è quando al lavoro c'è un capo che ti stressa su un'attività e tu lo accusi di mobbing, cioè che ti forza a fare qualcosa o... Adesso non l'ho detto bene, però è quello, l'idea ce l'ho. Che cos'è il mobbing? Quando datore di lavoro pressa il proprio dipendente. Mobbing, certo. Sì, sì. Allora, abbiamo sentito le impressioni delle persone.
credo che sia un fenomeno che anche spesso venga sottovalutato, certo, non so se è così o meno, ma come ci si deve comportare, ci arriviamo dopo, ma gli autori del mobbing fondamentalmente chi sono? Allora, ovviamente la vittima è il lavoratore, gli autori possono essere sia i colleghi del lavoratore o anche quello che è il superiore gerarchico, i superiori, e in particolare noi dal punto di vista tecnico, se il mobbing proviene dal superiore, parliamo di o mobbing verticale o di bossing, proprio per indicare appunto il boss, cioè il capo, colui che è il superiore del lavoratore. Se proviene invece il mobbing da altri lavoratori, da dei colleghi, parleremo di un mobbing orizzontale. Quindi insomma succede che, ipotesi, in un ambiente lavorativo lo stesso collega lavoratore può causare una situazione di mobbing, certo, a questa persona, probabilmente causata anche, dettata meglio dire, dai piani superiori che magari hanno individuato in quel lavoratore una persona scomoda, esatto, giusto dire così? Una vittima, sì, infatti il lavoratore subisce dei veri e propri attacchi continui che si ripetono nel tempo, attacchi che lo pongono appunto in una posizione di debolezza, privo di difese, perché lo vogliono isolare. Allora l'isolamento può avere due fini: o perché si vogliono le dimissioni del lavoratore, quindi si vuole che quel lavoratore attaccato, mobbizzato, fuoriesca da quell'azienda, oppure in alcuni casi non si vogliono le dimissioni, ma si vuole che quel soggetto venga isolato e quindi privato appunto di quelle che sono le sue funzioni, impedirgli che possa esercitare quelle attività che normalmente gli spetterebbero, avere quelle relazioni umane che normalmente si hanno in un ambiente di lavoro con gli altri colleghi, con il proprio superiore. Infatti, se io faccio un esempio, possiamo avere un lavoratore che chiamo Mario. Se il lavoratore Mario è mobbizzato, viene attaccato dal suo superiore, dai suoi colleghi, il suo superiore e i suoi colleghi potranno avere la voglia di cacciarlo via dall'azienda, oppure semplicemente vorranno che Mario non partecipi a quel processo decisionale proprio di quell'ufficio di cui fa parte. Quindi delle condotte che in ogni caso vogliono isolare il lavoratore, sicuramente creano uno stress, creano dell'ansia, della tensione nel lavoratore, creano sicuramente una sofferenza. Certo, tra l'altro abbiamo anche un po' accennato già, come dicevo, la scorsa settimana con quell'intervista in cui abbiamo visto solo di spalle una persona intervistata che aveva subito, vabbè, mobbing, certo, ma non solo, anche altre conseguenze con minacce dal proprio datore di lavoro. Ma questi attacchi, parliamone, perché mi viene il dubbio, ma esiste un mobbing fisico, un mobbing economico, un mobbing prettamente lavorativo, cioè come vanno suddivisi, ecco, giuridicamente? Ecco, perché si deve parlare di mobbing e quando si deve parlare di mobbing? Esistono anche atti leciti che non vadano invece a invadere il discorso mobbing? Allora, il mobbing è un fenomeno complesso e quindi anche gli atti possono essere variegati, cioè che si vanno a differenziare. La peculiarità del mobbing è che noi non abbiamo solo un singolo atto. Se noi abbiamo un singolo atto come atto isolato, comportamento isolato, in quel caso non è mobbing dal punto di vista giuridico. Quindi sono necessari una serie di atti, una serie di persecuzioni che si vanno a ripetere nel tempo, che perdurano nel tempo. E come anche lei diceva prima, Giuseppe, noi possiamo avere sia atti illeciti, ma anche atti leciti. Atti illeciti li possiamo avere ad esempio quando il lavoratore viene insultato in maniera continua, quella è una forma di mobbing, quando addirittura è vittima di violenze fisiche, perché purtroppo possiamo avere dei casi in cui il lavoratore viene aggredito fisicamente, quindi in questo caso siamo in atti illeciti, addirittura penalmente rilevanti, però il mobbing si può realizzare anche con degli atti leciti, perché un atto, anche se illecito, però ha la finalità di perseguitare il lavoratore, creare quella forma di prevaricazione psicologica di cui dicevo prima. Quegli atti leciti inseriti in questo contesto inquinato, non puro, finiscono per diventare atti antigiuridici, quindi atti illeciti perché vogliono, il fine è illecito, quindi vogliono perseguitare il lavoratore. Ma l'atto lecito allora qual è? Cioè, c'è una dimensione in cui si può
inserire l'atto lecito invece che non risponde sì, al mobbing? Ascolti, un esempio se vuole glielo faccio. Forse sì, anche per chi ci segue sì, è meglio. Sì, anche da casa ci capiscono. Faccio un esempio. Il datore di lavoro, quando esistono dei presupposti, ha il potere di aprire un procedimento disciplinare. Se il lavoratore ha commesso delle infrazioni, aprire un procedimento disciplinare è un vero e proprio diritto del datore di lavoro. Tuttavia, se il procedimento disciplinare, quindi anche l'applicazione di una sanzione disciplinare, diventa solamente un pretesto per far soffrire il lavoratore, creare quella prevaricazione psicologica, perseguitarlo, e in realtà il procedimento disciplinare non trova come fondamento la trasgressione del lavoratore, l'inadempimento, allora dei procedimenti disciplinari che vengono minacciati o comunque vengono aperti con la sola finalità di perseguire il lavoratore creano mobbing perché si inseriscono in un contesto particolare. Certo. Mettiamo conto invece che oggi io sono caporedattore, domani mattina l'azienda mi dice no, non sei più caporedattore, sei semplice collaboratore. Sia sotto il profilo economico mi crea uno svantaggio sì, e sia non sotto il profilo economico. Nei fatti però poi mantengo più o meno le stesse mansioni precedenti. Questo è un atto lecito o illecito? Ascolti, normalmente, qui è un discorso complesso, allora normalmente il mobbing ci sono dei casi in cui viene appunto accompagnato da un demansionamento, cioè i casi in cui un soggetto viene ridimensionato. Esatto, viene privato delle sue funzioni. Quello che è importante è le mansioni di fatto che vengono svolte, al di là di quella che può essere la paga, la carica, certo, esatto, certo, la retribuzione. Se lei è un caporedattore, poi improvvisamente viene messo in una stanzetta da solo, isolato, che non può più prendere delle decisioni proprie della figura del caporedattore, capito, è ovvio che esiste il mobbing in questo esiste caso. Il mobbing certo in un contesto poi da valutare più ampio qualora ci fossero anche ulteriori atti, ulteriori comportamenti, ulteriori persecuzioni nei suoi riguardi, ulteriori forme di pressione psicologica, di prevaricazione. Quindi sicuramente quando abbiamo un mobbing non dobbiamo analizzare il singolo atto ma l'intero contesto e valutare se ci sono dei comportamenti che si uniscono, che hanno lo stesso disegno criminoso, ecco, se mi passate questa tra virgolette, certo. Ecco, avvocato Spinelli, mi viene un dubbio. Difficile che il mobbing possa, almeno secondo la mia opinione, ma è un'opinione come tante altre, difficile che il mobbing possa trasformarsi in un vero e proprio mobbing fisico, insomma, di violenza, credo. Più che altro si lavora su un discorso psicologico. Ma quali sono i danni che il mobbing crea a un lavoratore? Allora, normalmente il mobbing va a creare un danno alla salute, quindi un danno all'integrità psicofisica, perché come già prima accennavo c'è una sofferenza del lavoratore che si protrae nel tempo, perché ci sono atti che si ripetono nel tempo e quindi normalmente il lavoratore si ammala di depressione, inizia ad avere delle crisi di panico, degli stati d'ansia, perde l'autostima che può avere in se stesso, può diventare taciturno e quindi, come ben può capire, abbiamo un danno alla salute, perché la depressione, l'ansia sono delle vere e proprie malattie della salute, ma anche un danno alla personalità del lavoratore, perché questa personalità va a cambiare, non è più quella che era in precedenza, prima del mobbing. Certo. È giusto. Lei ha ricevuto anche una lettera, mi diceva prima a microfoni spenti, vogliamo sintetizzare? Sì, la sintetizzo, ovviamente c'era un signore che appunto mi diceva che era, sì, mi ha scritto, che mi raccontava che subiva un vero e proprio mobbing. Mi diceva appunto che in continuazione veniva insultato dal suo superiore, addirittura non poteva allontanarsi dalla stanza che trovava i documenti sporchi di caffè e questo accadeva ogni 2-3 giorni. Il superiore gli minacciava in continuazione di aprire procedimenti disciplinari, di applicargli delle sanzioni disciplinari che ovviamente, come dicevo prima, non si basavano sulla trasgressione del lavoratore, ma bensì si basavano sul voler perseguitare quel lavoratore, quindi creargli quella forma di prevaricazione psicologica. Ecco, prima lei mi aveva chiesto degli atti leciti.
Io mi vorrei soffermare sul fatto tipo sporcare dei documenti con del caffè, che magari sono degli atti che se considerati di per sé da soli, lontani da un contesto lavorativo, ci potrebbero anche far sorridere se fatti involontariamente. Certo, certo, certo. Però se fatti con l'intenzione di perseguitare il lavoratore, quindi anche a danno di chi lo fa, insomma, certo, perché in questo caso se mi sporchi un documento, certo, poi non posso lavorare. E quindi questo signore poi concludeva dicendomi che nonostante tutto, mi diceva, io lotterò, andrò comunque avanti, nonostante il mobbing, nonostante queste angherie, andrò avanti e stringerò i denti perché io amo il mio lavoro. E questa è una frase che mi ha fatto molto riflettere, ecco, e devo dire la verità, io ammiro questo signore proprio per queste cose che mi dice, che nonostante tutto lui va avanti e continuerà diciamo, a lottare perché ama il suo lavoro. Il lavoro che normalmente dovrebbe essere un qualche cosa che ci fa sentire appagati, ci dovrebbe dare quella soddisfazione morale ma anche economica, finisce nel mobbing per diventare invece un vero e proprio incubo, un vero e proprio tunnel buio da cui sembra che uno non riesce ad uscire. E allora parliamo di rimedi. Cioè, un lavoratore che si sente mobbizzato, che viene nei fatti mobbizzato, che cosa deve fare? Allora, innanzitutto, se c'è un danno psicofisico è possibile chiedere il risarcimento del danno. Al di là del risarcimento del danno, tuttavia, quando c'è mobbing è possibile chiedere in via d'urgenza, in via cautelare, al giudice un vero e proprio provvedimento con cui si chiede la cessazione di questo mobbing. Quindi si deve proporre un ricorso ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile. È una procedura più rapida, più veloce, dove il giudice, se ritiene che c'è mobbing, emette questo provvedimento con cui dispone che quella condotta deve cessare, deve finire. Certo. Allora, per chi purtroppo è interessato, perché sottolineo purtroppo perché speriamo che siano sempre di meno, ma mi sa che i tempi che corrono ci danno invece l'indicazione opposta, per chi è interessato, vi ricordo, vuole altre delucidazioni dall'avvocato Vincenzo Spinelli, è possibile scrivere all'indirizzo di questa trasmissione email quesito giuridico@virgilio.it. Chi invece vuole approssimarsi direttamente allo studio a Nocera Inferiore lo può fare tranquillamente. La scorsa settimana abbiamo parlato di articolo 18 e di licenziamenti, lo facciamo anche questa settimana, però sì, certo, andando incontro a quelle che sono le novità emerse lo scorso marzo 2015 con le novità legate al cosiddetto Jobs Act, anzi meglio dire. Ecco, è stata una cosa sbandierata ai quattro venti, porterà delle modifiche positive, in realtà poi abbiamo sentito tanti sindacalisti in questo periodo, tanto positive insomma rispetto al passato, non sono queste novità. Tra poco ci soffermeremo nel dettaglio, nell'intanto andiamo a sentire delle interviste che abbiamo realizzato proprio sull'argomento. Secondo lei il Job Act ha cambiato il modo in cui un lavoratore può essere licenziato? Sono un lavoratore autonomo, quindi non mi sono posto più di tanto, però sicuramente ha modificato un attimo la situazione, almeno per sentito dire in questo momento da alcune persone che lo stanno sopportando, tra virgolette, sicuramente non, certo con felicità e armonia in famiglia, situazioni che a volte portano anche scompensi sotto alcuni punti di vista, questi cambiamenti. Secondo lei il Job Act ha cambiato il modo in cui un'azienda può licenziare il lavoratore? Job Act. Secondo lei il Job Act ha cambiato un po' il modo in cui un'azienda può licenziare il proprio lavoratore? Io penso sì, è in peggio perché non c'è sicurezza. Penso di sì. E secondo lei invece, se un lavoratore viene licenziato senza giusta causa, può essere poi riassunto dall'azienda? Certo, secondo me deve essere riassunto dall'azienda. I datori di lavoro hanno preso a vizio però questa cosa, sono stati favoriti dalla legge, dall'ultima legge che hanno fatto di Renzi, perciò
dipende sempre dai casi, indubbiamente sì, credo che ci debbano essere dei presupposti per poter discutere della situazione, dove ci sono oltretutto, ci sono le normative che regolano queste situazioni attraverso sindacati, attraverso il Tribunale del Lavoro, quindi sicuramente se ci sono le giuste cause di licenziamento è bene che vengano attuate, dove c'è le giuste cause per il reintegro è giusto che vengano applicate. Ma sì, può essere riassunto, bisogna vedere perché è stato licenziato, bisogna vedere anche perché è stato assunto, con quale clausola è stato assunto e quindi se sono state applicate semplicemente quelle clausole dell'assunzione che hanno fatto sì che l'abbia portata al licenziamento. Ecco. Se non ci sono i motivi per cui viene licenziato, sì. Io per esempio proprio oggi ho avuto un licenziamento da Coccocò telefonicamente dopo aver lavorato 15 anni con una telefonata. Quindi devo ritornare a Parma dove lavoro per cercare di capire il motivo. Quindi sono un Coccocò che di tronco viene licenziato telefonicamente. Ora cosa farà? Non lo so, devo vedere, devo aspettare la pensione a 66 anni e 7 mesi, mi mancano 3 anni e grazie a questo licenziamento devo vedere cosa fare, ma sarà molto difficile che possa lavorare. Senta, questa è una questione che deve decidere il giudice, senza giusta causa certamente dovrebbe essere riassunto. Grazie. Secondo lei l'articolo 18 può essere applicato anche a un lavoratore appena assunto? Perché no? Sei appena assunto, anche se parte che fa la gavetta, è assunto, perché non dovrebbe applicarsi, a meno che non fa, sì, senza giusta causa, perché no? Dipende da come viene assunto, in che modalità viene assunto, se ha una preparazione tale che ha raggiunto quel posto, quindi merita una gratificazione in base alle sue competenze, credo che debba andare avanti, anzi debba essere spinto a rimanere nel circuito lavorativo, specialmente se è giovane oltretutto. Non, di precisione non so cosa dice l'articolo dei lavoratori, però per quanto riguarda i figli che lavorano a Parma che vengono assunti e licenziati dopo contratti di 6 mesi, 3 mesi, cioè non c'è la continuità del lavoro, quindi non so nello specifico cosa mi chiede lei, però so che è un andazzo che non può andare. No, perché uno pensa a un giovane lavoratore che viene assunto, è un peccato che debba perdere subito il lavoro, però se vede più ampia, diciamo, gamma, magari c'ha delle implicazioni. Se lo statuto dei lavoratori è valido, perché no? Certamente. Allora, dal 7 marzo scorso, quindi abbiamo visto che c'è questa possibilità dei cosiddetti riassunti da parte delle aziende, sgravi fiscali, nuovi assunti, nuovi assunti, sgravi fiscali che le aziende hanno ottenuto grazie a questo Jobs Act. In realtà poi insomma c'è il rischio del cosiddetto licenziamento anche facile, ecco, sì, chiamiamolo così. Purtroppo c'è questo rischio, sì. Ecco, ma che cosa ha portato questa novità? Guardi, ascolti, il 7 marzo del 2015 è entrato in vigore un decreto legislativo che è il numero 23. Questo decreto in realtà stabilisce che per i lavoratori che sono stati assunti a partire dal 7 marzo 2015 in poi, che poi vengano licenziati, in realtà non si debba più applicare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo, ma bensì un'altra normativa che è contenuta nello stesso decreto. E quindi la non applicazione di questo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori per i nuovi assunti può provocare che cosa? Un licenziamento senza motivo? Cioè che cosa succederà? No, per fortuna questo no, non accade, perché continua ad esistere quel principio base di cui parlammo anche nella scorsa puntata, che nel nostro ordinamento il licenziamento deve essere motivato. Se il licenziamento non è motivato, allora noi non possiamo, diciamo, avere un qualche cosa che lo riesce a giustificare dal punto di vista giuridico. Quindi noi dobbiamo dire il perché andiamo a licenziare, e soprattutto, come dicevo la scorsa settimana, dobbiamo avere anche un motivo che sia anche importante, grave, da giustificare il licenziamento, perché ovviamente il licenziamento è una sanzione disciplinare, la più grave che abbiamo, che diciamo, provoca delle conseguenze abbastanza pregiudizievoli, certo. E quindi richiede un fatto importante, quindi una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento. E allora, nel caso di licenziamento illegittimo per una persona che è stata assunta dopo il 7 marzo, che cosa succede? Allora, succede che ovviamente, come ho già detto, non si applica l'articolo 18,
ma si applicherà questa nuova normativa contenuta nel decreto legislativo numero 23, che in realtà è sempre una forma di protezione per il lavoratore illegittimamente licenziato, però è una protezione molto più blanda, debole. Molto più debole, esatto, rispetto all'articolo 18. Articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ricordiamolo che già è stato depotenziato, indebolito con la riforma Fornero nel 2012, quindi noi ci troviamo di fronte ad una nuova normativa che presenta ancora una maggiore debolezza come protezione per il lavoratore. Certo, vogliamo parlare anche dei casi di reintegro, perché ne abbiamo accennato la scorsa settimana, però credo che sia importante Allora, ovviamente il reintegro, ridiciamolo, si ha quando un lavoratore può ritornare a lavorare presso l'azienda che lo ha illegittimamente licenziato. La nuova normativa contenuta nel decreto del 2015 ci indica i casi in cui un lavoratore può essere reintegrato. Ecco, ad esempio possiamo avere il reintegro quando c'è un licenziamento discriminatorio, continua ad esserci il reintegro in questi casi, e il licenziamento è discriminatorio quando si basa su ragioni di sesso, di età, di religione, di razza, esatto, sulle convinzioni personali, sull'età. Questo licenziamento discriminatorio che produce quale sanzione? Il reintegro. Oppure le cosiddette mamme che sono in stato di gravidanza. Esatto, anche quello continua ad essere un caso in cui c'è il reintegro. Il caso della lavoratrice legittimamente licenziata durante la gravidanza, durante il primo anno di età di vita del figlio, per questi casi continua ad esserci il reintegro in caso di licenziamento illegittimo. Differenze rispetto all'altra volta, i neo assunti. Se il motivo del licenziamento non è reale, ma è fasullo, quindi l'azienda cerca di metterlo fuori, ma senza una motivazione reale, che cosa avviene? Con un motivo finto, quindi di fatto non sussiste, enunciato nella lettera di licenziamento, ma non esiste. Allora, dobbiamo fare una distinzione: se il licenziamento è un licenziamento che avviene per motivi inerenti al lavoratore, perché l'azienda ritiene che il lavoratore abbia commesso delle trasgressioni, quindi nella lettera di licenziamento dichiara che il lavoratore è stato inadempiente, però di fatto non è così, perché il fatto risulta essere insussistente, per questo caso continuerà ad esserci il reintegro. Ad esempio, se un lavoratore viene licenziato perché l'azienda crede che abbia rubato, ma in realtà non ha mai rubato, c'è stata solamente un'erronea convinzione dell'azienda, o l'azienda volutamente lo ha licenziato per quella ragione finta, fasulla, continua ad esserci il reintegro. In tutti gli altri casi invece noi non abbiamo più un reintegro, ma abbiamo solamente una tutela risarcitoria, un risarcimento che verrà proporzionato a quella che è l'anzianità del lavoratore. Quello che insomma più o meno accennavamo anche la settimana scorsa. Però mettiamo conto che invece l'azienda nella suo annunciare il licenziamento di questa persona parli di motivazioni prettamente economiche. In realtà poi questi fatti economici, questa crisi economica non riguarderebbe l'azienda. Come si deve comportare il lavoratore che viene licenziato? Se il lavoratore viene licenziato per un motivo economico, cioè che riguarda l'azienda, l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro, perché l'azienda ad esempio dichiara che la sua attività si è ridotta, non riesce più ad avere quel ciclo produttivo che aveva una volta, ad esempio se prima produceva 1000 matite a settimana, adesso ne va a produrre 800 e quindi decide di licenziare, però in realtà questo motivo è finto, è fasullo, non è così. In questi casi purtroppo il lavoratore non avrà diritto al reintegro, ma dovrà accontentarsi di quella che del risarcimento. Esatto, di un risarcimento, e questa è una delle differenze invece con l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Quindi, caso paradossale, noi potremmo avere due lavoratori licenziati della stessa azienda, licenziati per lo stesso motivo, però uno è stato assunto dopo il 7 marzo, un altro è stato assunto prima del 7 marzo,
Ad uno si va a applicare l'articolo 18 e quindi se il motivo è manifestatamente infondato si trova ad essere reintegrato, perché il giudice in quel caso può disporre il reintegro, mentre il lavoratore ne ha assunto, al lavoratore ne ha assunto se non si applicherà l'articolo 18 ma il decreto legislativo numero 23 del 2015, a questo lavoratore avrà diritto solo al risarcimento del danno proporzionato all'anzianità che ha maturato, lavorativa, certo. Per questo poi questo tipo di contratto viene chiamato a tutele crescenti, perché man mano che si va avanti con gli anni di servizio aumenta poi l'indennità che si ha diritto in caso di licenziamento illegittimo. Lo dico io, non lo dice lei, credo che quando si è di fronte a un licenziamento, che sia per giusta causa oppure per un motivo fasullo o quant'altro, credo che sia bene avvalersi sempre comunque di una consulenza legale per cercare di capire, perché talvolta neanche il lavoratore riesce, certo, a capire, sì, in che contesto reale si trova, magari sai, anche per, chiedere, per fiducia, sì, mi permetto di dire, anche chiedere aiuto al sindacato, perché ci sono, certo, dei bravissimi sindacalisti, degli ottimi sindacati che riescono anche a dare giusti consigli, quindi a mettere sulla giusta strada i lavoratori. Ho saltato una domanda che avevamo preparato, perché è giusto anche dire, però se mettiamo conto, facciamo dunque un passo indietro, che il licenziamento addotto dall'azienda non è poi per un comportamento così grave come scritto su carta da parte del lavoratore. Sì. In quel caso che cosa fa? Il lavoratore deve denunciare subito questa situazione? Come, cioè, noi abbiamo un motivo di licenziamento che però non è così grave da essere causa di licenziamento, sì, questo, sì, vuole sapere. Sì, sì. In questi casi, allora, se innanzitutto bisogna impugnare il licenziamento, se il giudice ritiene che in realtà il fatto esiste, però non è così grave da provocare il licenziamento, per i neoassunti il lavoratore avrà diritto solo al risarcimento del danno, quindi il giudice, quindi, non può... Quindi non rientra al lavoro? No, non rientra al lavoro, no. Questo è insomma la disposizione delle nuove leggi Jobs Act. Mi sembra che abbiamo chiarito anche questo effetto molto molto sottile, che però nei fatti ci apre davvero un mare, perché, certo, sì, come, sì, avete capito, sì, ci sono delle agevolazioni per chi viene assunto dopo il 7 marzo 2015, ma ci sono anche dei gravi rischi, perché non si ha la possibilità quasi sempre nei fatti di ritrovare, certo, il lavoro in caso di licenziamento, ma ci si deve accontentare prettamente di un, certo, risarcimento economico. Certo. Bene, io credo che abbiamo concluso, abbiamo anche per sommi capi trattato altri argomenti che potrebbero essere fonte, certo, di discussione nelle prossime puntate. Voglio ricordarvi ancora una volta, prima di chiudere, avvocato Vincenzo Spinelli, 38 anni, quindi giovane avvocato, ma già con notevole esperienza, che è anche ha conseguito anche un master di diritto del lavoro, quindi chi più di lui in questo caso sa dare una mano a chi ha bisogno in questo ambito. Voglio anche ricordarvi che questa trasmissione, oltre che nei canonici orari in cui la trovate, va in onda in altre repliche anche sul nostro canale Telepagani Nuova, TPN, e quindi non solo su Telenuova, in vari orari, che poi insomma troverete anche sul nostro sito www.telenuova.tv, pubblicizzati al meglio, così come nello spot che avete visto negli ultimi tempi. L'indirizzo email, ve lo ricordo ancora, per scrivere all'avvocato Vincenzo Spinelli, in special modo per quanto riguarda le domande da porre per questa trasmissione, è quesitogiuridico@virgilio.it. Per altre cose l'avvocato Spinelli è a vostra disposizione a Nocera Inferiore. Grazie avvocato. Grazie Giuseppe, grazie a voi. Ci vediamo la settimana prossima. Alla prossima.